Sì, grazie alla collaborazione con la Diocesi abbiamo attivato una nuova struttura, abbiamo dei posti libero, lì, ancora, dei posti letto ancora liberi, circa una decina, sia per uomini che per donne. La struttura sta funzionando, quindi pensiamo di essere pronti per accogliere anche un eventuale freddo più rigido rispetto a questi giorni. Al momento quante persone state accogliendo ogni sera? In questa struttura nuova una decina di persone che si alternano. Nelle altre strutture sono strutture che hanno un'accoglienza più stabile, quindi diciamo un totale di una sessantina di persone. Le difficoltà ovviamente per allestire la struttura erano legate al Covid, alla vicinanza di queste persone. Come è andata durante questo periodo, se vogliamo chiamarlo, di sperimentazione? È andata molto bene, per fortuna nessuna delle persone ospitate era positivo al Covid, loro hanno la possibilità di fare dei tamponi rapidi ogni sera e poi di accedere all'USCA grazie ad una collaborazione con il nostro settore politiche e sociali che permette anche a chi no, non è residente qui di poter accedere a questo servizio. Molte persone arriveranno volontariamente, altre saranno accompagnate dai volontari di strada. Sì, la maggior parte è accompagnata dai volontari di strada perché molti hanno bisogno anche di un piccolo incentivo e hanno bisogno della possibilità di capire che c'è un posto accogliente per loro che appunto è accogliente. Per quanto riguarda il ristoro, valgono sempre le mense che sono già attive sul territorio? Sì, anche se in questa struttura sia a colazione che a cena hanno la possibilità, grazie alla rete del volontariato, di usufruire di pranzo e colazione.